Hello guys, so today we go to this very nice resort. So I try the backslide. It's very difficult step for dance. You can see later, and also the shores. So it's good because you can play the garden for the kids. It's perfect for play football and also for every parties. You see here there is the soccer field. Also there is the volley something. It's very nice environment. And also we can see the ocean. And poi there is a pool. Because we are in Philippines, they like a lot to. It's very tall this. Here we have a lot of nice trees, guardate. Mamma Rosa, guarda che bella pianta, questa qui è quella che c'hai nel soggiorno, però guarda come diventa grande. Poi abbiamo le palme. Guardate come diventa la palma. Grandissimo. Poi abbiamo un bel parco con acquatico, diciamo, con piscinetta dell'acqua bassa per i bambini, un'altra ne ho visto là, piccolina, e poi invece c'è quella più grande che andiamo a vedere. E c'è una slide che è troppo grande, questa non è sicura. Una bella piscina. Poi abbiamo notato che ci sono un sacco di bei fiori. Ecco qua nel dettaglio un bel fiore. Tante belle piante, le palme. Poi c'è una specie di villaggetto dove le persone si adagiano. Dove le persone si adagiano. Ecco qua. Come potete vedere c'è una slide, ma è troppo alta. Questa non è in sicurezza, quindi meglio proprio grande. Poi cosa abbiamo qua? Marino, what do you find? It's light. It's nice, Marino. E poi ci sono tutte le casette. Che praticamente potete venire a esplorare, vedere. Guardate un po'. Quindi si può entrare a vedere l'oceano. Andiamo a vedere l'oceano. You can see the ocean. Così è proprio international. Questa sembra una casa nell'albero. Qualcuno ha costruito la casa nell'albero. Anche qua. Poi ritorniamo nel villaggio. E vedete tutte le casette, i bambù.
la gente che si... che mangia, no? Vedete, qua c'è la anguria bianca. Qui abbiamo cetrioli, poi l'immancabile riso, perché qua sono convinto che io sono americano, ma devo spiegare che c'è italiano e americano. Io non sono americano, quindi in Italia siamo amici degli americani, però siamo un'altra cosa, capito? Siamo latini, vuol dire latino. Guardate un po', qui questa qui è proprio una noce di cocco, ma guardate ragazzi, è fantastico, è pieno di noci di cocco. Wow, guardate ragazzi, ma incredibile. È una bellissima giornata, quindi io mi sbizzarrisco e prendo. Oh, ma guardate un po', quest'albero si è arreso all'oceano. Guardate come si arrendono gli alberi all'oceano, perché qua a volte il vento deve essere che tira forte, quindi di surrender. Street surrender. Essere c'era una tempesta e big storm, devo essere buoniti. Perché guardate qua ragazzi, cioè questo è l'oceano Pacifico, quello più grande del mondo, 33 non so quanti thousand. Quindi qua potete vederlo in tutto il suo splendore e potete vedere le tucci, le nuvole a torri, cioè le tower, clouds, the dark pool of water, nubulic cumbuli, come cavolo si chiamano? Qualcuno sa come si dice? Cioè? Le torri fatte di nuvole piene di pioggia. Ci abbiamo qualche meteorologo che ce lo spiega. E qua chi sta arrivando? Un'altra famigliola di Rai. Ma guardate un po', ma poi che cos'è oggi? Oggi è il compleanno di Diane! Oh, guardate come preparano! Wow! Happy birthday! Ma è meraviglioso! Guardate queste casette, come sono belle. Guardate che belle pietre che ci sono. Sembra una noce di cocco, ma è più grande, diciamo. Poi escono le transition, guardate. No, ma this rock is a heart shape. Guardate un po'. It's a heart shape rock. Wow, Debbie!
What is doing, Barido? Want to try the... Kani baba si matumba na dito. Guardate un po' cosa ho trovato. Una noce di cocco è aperta, ragazzi. Guardate un po'. Guardate, invece questa qui è più vecchia. Questa è più vecchia. Stiamo provando l'audio, diciamo se è buono. Very nice. Very light.